Prima di cominciare, ti invito a scaricare OneFootball, quella che a mio modo di vedere è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Link in descrizione, scaricatela se volete, le migliori news sempre. Oggi andiamo su una notizia un po' clamorosa, ragazzi, un po' clamorosa, perché infatti dalle ultime indiscrezioni pare che James Rodriguez al Napoli non sia una fantasia, una notizia da prendere così proprio tanto con le pinze. In realtà James al Napoli sembrerebbe più di un'indiscrezione. Tra l'altro De Laurentiis spesso dice che c'ha sotto traccia un grande colpo, molti addetti cioè molti magazzinieri, eccetera, hanno detto clamoroso aver letto quello che c'è stato scritto sullo striscione per la presentazione di questo giocatore. E ragazzi, il Napoli starebbe lavorando sotto traccia, poi è uscita fuori, quindi insomma adesso lo sanno più o meno tutti, per niente po' di meno che James Rodriguez. Allora, parliamone in modo approfondito. Il Real Madrid chiede 55 milioni di euro, è il minimo per un giocatore che comunque il talento, le qualità sono indiscusse. Il problema del Napoli, che stava agendo e stava andando tutto in modo molto molto diretto, molto spedito, è il Manchester United, che sembrerebbe potersi inserire, soprattutto se partono due giocatori della caratura di Pogba e Lukaku. Su Pogba ho i miei dubbi, perché è il capitano, perché è stato rimesso al centro del progetto, perché gli è stata data una grande occasione per ricostruire il proprio personaggio e rivoluzionare di nuovo tutta la sua carriera partendo nuovamente. Secondo me sarebbe più che rischioso, quindi per me difficilmente lui Pogba andrà via. Su Lukaku, io, regà, non voglio espormi troppo, però un giocatore che ti dice vorrei andare in Italia e contro il mio allenatore del mondo, uno fa uno più uno e dice: ma sai che quasi quasi forse all'Inter ci va ora Perez, sarebbe disposto Florentino a cedere James, anche perché ragazzi a Madrid non gioca, ok? Torna per non giocare. Però non vuole più dei diritti di riscatto, se lo vuole levare di torno. Non vuole che questo giocatore ogni anno, ogni 2 anni, torni a casa base e diventi un nuovo problema. Quindi Florentino subito immediatamente ha messo in chiaro questa cosa, ha detto: io comunque lo faccio partire, però voglio 55 milioni, quindi datemi questi soldi e datemeli senza la possibilità di tirarvi indietro. Ora, l'offerta del Napoli era un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 55 milioni di euro, quindi tra 2 anni, un'offerta estremamente vantaggiosa, che dava tutti i vantaggi, scusa della ripetizione, alla squadra partenopea. Perché? Perché da una parte, regà, 55 milioni di euro è un'offerta ottima, è una cifra ottima per Messi Rodriguez. C'è la possibilità di scegliere se dargli o no, e comunque è il giocatore per 2 anni. Quindi, insomma, secondo me era un'offerta veramente tanto conveniente per il Napoli, che era un po' quella che aveva fatto il Bayern Monaco, però si è resa conto che non riscatterà James. Dall'altra parte, il Real Madrid accetterebbe la cifra 55 milioni, accetterebbe il prestito biennale, però dopo i 2 anni vuole l'obbligo. Quindi il Napoli, dopo i 2 anni, che sia contento o scontento, dà 55 milioni a Florentino e si tiene James Rodriguez. Ora, il Real Madrid deve vendere per forza, perché ora, come potete vedere, sta spendendo soldi a raffica. Se non vado errato, ha speso più di 300 milioni di euro, indi per cui ovviamente qualche uscita ci dovrà stare, ed è impaziente di far partire qualche pedina. Una su tutte, ribadisco, è James Rodriguez, ma penso che anche Bale, insomma, sarà abbastanza al centro delle voci di mercato. Quanto prende James? Prende 7 milioni di euro l'anno, e il Napoli sarebbe disposto a dargli quella cifra. Cioè il Napoli sarebbe disposto, non so se prende di più in realtà, in questo momento non so il portafoglio dei conti in tasca, James non gliel'ho fatti, so però che il Napoli sarebbe disposto ad accettare 7 bombe l'anno per 5 anni. Che ragazzi, James è d'accordo, cioè nel senso il Napoli con James hanno già trovato l'accordo, 7 milioni l'anno per 5 anni. Il cavillo appunto è il Real Madrid, che deve appunto accettare questa possibilità. Chi è James? James lo conosciuto ovviamente, non ci vedo che vi faccio una presentazione ampia, però a grandi linee è un 27enne che ancora deve dare tutto, tutto, tutto al mondo del calcio, è un trequartista, può essere impiegato ed è stato impiegato in generale anche come ala destra e ala sinistra, quindi insomma dipende poi dal gioco che vorrà fare Ancelotti a Napoli. Quest'anno ha giocato veramente poco, e quando ha giocato ha fatto comunque male, ha messo a segno 7 gol e 4 assist, che sono pochissimi per un giocatore della sua caratura. Pensate ragazzi che fu pagato 75 milioni di euro. E gli avevano fatto un contratto a 5 anni, ovviamente erano andati poi a suddividere, però in questo momento, rientrando di 55 milioni, mettendo anche il prestito oneroso del Bayern, il Real Madrid più o meno ci rientra e non va in minusvalenza. Però se pensate che l'hanno pagato 75 milioni, hanno fatto una mezza cazzata. Può anche giocare mezzala all'occasione, quindi in un 4-3-3 può giocare mezzala, però è una mezzala offensiva un po' alla Thiago Alcantara, cioè non è che puoi mettere. Cioè, nel senso, devi sapere che poi devi andare a bilanciare dall'altra parte, perché altrimenti rischi veramente di prendere gol e di lasciare il tuo centrocampo scoperto.
scoperto. Detto questo, James al Napoli in questo momento fa culo. È una voce di mercato, sì, da prendere con le pinze, però secondo me, andando un po' a guardare il tutto, è un po' più di un'indiscrezione. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale, guarda, non l'aveste ancora fatto. Vi invito a lasciare un mi piace, come sempre, un dislike. Vi ringrazio per aver visto questo video. Buon shalala, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video.